Genova, 48esimo Salone Nautico Internazionale, 4-12 ottobre. Allora, il Gitana è un motoryacht dislocante di 53 metri, costruito in acciaio per quanto riguarda lo scafo e in alluminio la sovrastruttura. L'imbarcazione è suddivisa su quattro ponti più un ponte sole. Ha una capacità di 12 passeggeri e 13 persone di equipaggio. È un'imbarcazione nata per fare lunghe crociere, quindi ha una grande disponibilità di carburante, 90.000 litri, che le consente di avere un'autonomia di 4.500 miglia, per cui può in tutta comodità fare delle traversate oceaniche. Anche per quanto riguarda la costruzione, è appositamente concepita per questo tipo di viaggi, essendo in acciaio particolarmente rinforzato. Questo ovviamente costituisce un peso notevole. L'imbarcazione ha un dislocamento infatti di 520 tonnellate asciutte, che diventano 620 a pieno carico con i 90.000 litri di gasolio e i 20.000 litri di acqua di cui possiamo disporre. Può viaggiare in totale autonomia per lunghi periodi, in quanto ha un dissalatore che dall'acqua del mare può produrre fino a 20.000 litri di acqua dolce al giorno. Abbiamo una grande disponibilità di corrente elettrica, in quanto abbiamo tre generatori diesel capaci di produrre 150 kW ognuno, più un generatore di emergenza imposto dalle normative che produce ulteriori 60 kW. E la barca può sviluppare una velocità di 17 nodi al massimo, che diventano 16 in crociera per lunghe traversate. Per navigazioni ancora più lunghe, dove si richiede la massima autonomia, la velocità è di 12 nodi. La barca dispone di 6 cabine per passeggeri, per un totale di 12 persone, disposte una, la cabina armatoriale, nel ponte principale, che ha un letto matrimoniale di grandi dimensioni. La cabina è a tutta larghezza, per cui è larga 10 metri per una lunghezza di 6 metri, e ha due bagni, uno per lui con doccia e uno per lei con vasca idromassaggio. Nel ponte inferiore ci sono 4 cabine ospiti, delle quali 2 matrimoniali e 2 a letti gemelli, e un'ulteriore 6ª cabina la troviamo nel ponte superiore, che può essere utilizzata sia come palestra che come cabina. Invece la zona equipaggio è nell'estrema prua della barca, sono 6 cabine doppie per un totale di 12 persone d'equipaggio, più la cabina comandante, che è adiacente alla timoneria, a un ulteriore letto singolo.